Uè, la storia di oggi affonda le proprie radici nelle più profonde paure dell'animo umano, cresce sfruttando il concime della disinformazione online e germoglia nelle nostre incertezze in cui vogliamo risposte certe, producendo frutti avvelenati di cui qualcuno ha ancora la sfortuna di cibarsi. Quanto son profondo! Benvenuti a I Soliti Sospetti, la rubrica nella quale esploriamo le storie più eclatanti legate al mondo del complottismo e delle fake news. Oggi scopriamo la storia di Andrew Wakefield, il medico che ha ingannato il mondo generando il mirabolante quanto fantomatico binomio vaccini-autismo. La nostra storia ha inizio alla fine del Settecento, quando il medico Edward Jenner sperimentò l'antenato dei preparati moderni immunizzando un giovane tramite l'uso di materiale organico prelevato da una ragazza che aveva contratto il cosiddetto vaiolo vaccino. Da cui il termine che tutti conosciamo, vaccino. Mind blowing. Ma alle spalle della scoperta portata alla luce da Jenner, in grado di illuminare la scienza per gli anni a venire, stava crescendo un antagonista nell'ombra. Il movimento antivaccinista. I primi moti di protesta furono di natura ideologica e non molto pratica, non che oggi sia cambiato molto. Gli antichi Novax si opponevano per motivi religiosi e perché non volevano che si iniettasse materia animale all'interno del corpo umano. Negli anni poi, parallelamente all'evoluzione delle tecniche vaccinali, grazie all'avvento soprattutto di internet e alla proliferazione delle fake news, abbiamo assistito all'emergere di tantissime teorie più o meno strampalate in grado di sostenere questo movimento antivaccinista, dai vaccini e metalli pesanti, vaccini e feti, vaccini e 5G, vaccini in grado di trasformare persone in personaggi di One Piece con parte del corpo allungabili. Questo ancora no, però vuoi mettere che figata sarebbe? La portata del movimento antivaccinista nel mondo negli ultimi anni è cresciuta a tal punto che nel 2019, prima cioè della famosa pandemia di coronavirus, l'OMS inserì il movimento antivaccinista tra le 10 maggiori minacce per la salute dell'umanità. In questo scenario apocalittico possiamo dire con tranquillità che uno degli scossoni più importanti arrivò alla fine del vecchio millennio con l'avvento del binomio vaccini-autismo, a cui si fa per dire, di Andrew Wakefield. Wakefield è un ex gastroenterologo inglese, poi radiato dall'ordine, che ebbe il merito di rendere globale l'allarme antivaccinista, facendosi venire in mente la geniale idea di mettere in piedi una frode in grado di renderlo potenzialmente milionario. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Tutto ebbe inizio nel lontano 1265. No, dai, meno. Ci troviamo nel 1988. In Inghilterra viene introdotto il vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia, in sostituzione della vecchia procedura che prevedeva un vaccino per ognuna delle tre malattie. Tutto sembrava andare per il meglio. La copertura vaccinale crebbe sempre di più, le malattie erano sotto controllo e da un po' di tempo non si erano più scatenate epidemie preoccupanti. Tutto bene, quindi. Non vedo proprio cosa potrebbe mai andare storto. Ma se così fosse stato, noi non saremmo qui. E io non potrei monetizzare, allungando inutilmente il discorso, con estrema tranquillità chiedendovi di iscrivervi al canale, commentare, lasciare un mi piace e condividere il video. Che ci volete fare? È un lavoro difficile, un lavoro duro. A YouTube piacciono i video lunghi, quindi... Sì, sto facendo finta e vuota. Tutto bene fino al 1998, quando la rivista scientifica Lancet pubblicò un paper a cura del talentuoso gastroenterologo Andrew Wakefield. Ileal lymphoid nodular hyperplasia non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children. Non ho lanciato un incantesimo di magia nera e non ho intenzione di provare a tradurlo. Quello che posso dirvi, in breve, è che il medico indagò l'esistenza di una correlazione tra il nuovo vaccino trivalente e una patologia chiamata enterocolite autistica. Semplificando, i vaccini, o meglio quel vaccino,
causa l'autismo. La ricerca di Wakefield poggiava su tre grandi e all'apparenza solidi pilastri. Un'ipotesi formulata da un collega 3 anni prima e sinora mai dimostrata dell'esistenza di un legame tra vaccinazione e autismo. Una teoria, detta la teoria dell'eccesso di oppioidi, formulata una 15 anni prima e consistente nel riempire di morfina i ratti per poi osservarli smattare. Teoria che in breve sostiene che il comportamento sociale dipenda dal livello di peptidi oppioidi endogeni nel cervello. Una certezza che a Wakefield arrivava da una sua precedente ricerca, in cui aveva visto tracce di morbillo nei tessuti prelevati dagli intestini di pazienti affetti da morbo di Crohn. In breve, cosa fece Wakefield? Wakefield analizzò le biopsie provenienti da un campione di 12 bambini ricoverati al Royal Free Hospital di Londra, l'ospedale presso cui lavorava. Tutti questi bambini avevano disturbi intestinali e del comportamento. 10 erano autistici e, in 8 casi, i genitori dichiararono che i loro figli avevano sviluppato tutti i loro sintomi dopo la vaccinazione trivalente. Wakefield fece le sue analisi, completò i suoi studi e poi pubblicò il famoso articolo su Lancet nel quale non dichiarava che i vaccini causavano l'autismo. Sì, avete sentito bene, non ho avuto un lapsus. Il paper dichiarava espressamente che non era stata dimostrata la correlazione tra i vaccini e l'autismo e che erano necessari i successivi approfondimenti. Fu Wakefield in persona, all'epoca medico al Royal Free Hospital, a gonfiare il rischio organizzando una conferenza stampa in cui dichiarò che il legame autismo-vaccino era probabile ed in cui mise in guardia i genitori consigliando loro di sospendere la tradizionale vaccinazione trivalente in favore di formulazioni singole, cioè separate per ogni patologia, di fatto non più esistenti in commercio. Detto terra terra, secondo Wakefield, il morbillo presente nel vaccino trivalente avrebbe causato dei danni al sistema immunitario che avrebbero portato a infiammazioni, generanti, reazioni a catena in grado di scatenare un eccesso di oppioidi, ricordate il secondo pilastro, che avrebbero portato a danni cerebrali riconducibili a quelli dello spettro autistico. Tutto torna quindi! Le conseguenze dell'ormai caso Wakefield non si fecero attendere. Wakefield si erge a paladino della contromedicina, chiedendo al governo inglese la sospensione del vaccino trivalente e aprendo una ferita che ancora oggi non è completamente rimarginata. Le percentuali di bambini vaccinati nel Regno Unito scesero del 20% e le malattie ormai quasi estinte si riaffacciarono nuovamente sulla piazza. Se nel 98 i casi di morbillo in Gran Bretagna erano circa una 50, 10 anni dopo si arrivò ad oltre 1300 casi e dopo 14 anni in cui il morbillo era stato dichiarato sotto controllo, la malattia fu nuovamente definita endemica nel Regno Unito. Gli scettici colsero la palla al balzo, estendendo i sospetti di Wakefield su un solo prodotto, cioè il vaccino trivalente, a tutti i vaccini sul mercato. Ma è a questo punto che il nostro eroe, anziché starsene buono buono ad osservare il polverone che aveva sollevato, comincia a fare qualche cavolata. Wakefield decide di proseguire la propria personale crociata contro la medicina tradizionale pubblicando altri studi giudicati in seguito come non proprio limpidi, ipotizzando che il virus del morbillo e del relativo vaccino causassero il morbo di Crohn, affermando di aver rinvenuto il virus nei tessuti dei malati. Questa volta però, spinti dalla risonanza del caso, altri studiosi ripeterono gli esperimenti di Wakefield e nessuno riuscì mai a rinvenire quel virus. Che fece Wakefield quindi? Ammise di aver preso un abbaglio. Nel 2002 ci riprovò con un altro studio, stavolta che dimostrava come i bambini con disturbi del comportamento e problemi intestinali si ritrovassero il virus del morbillo nei tessuti intestinali. Insomma, bene o male, si girava sempre attorno allo stesso argomento. E fu a quel punto che un Giuda pugnalò alle spalle quello che sembrava un eroe. Un assistente di Wakefield presente durante gli esperimenti affermò che nonostante questi dettero sempre esito negativo, Andrew Wakefield continuava a sostenere il contrario. Wakefield stavolta, anziché ammettere di aver preso un abbaglio, decise di fare delle controanalisi presso un suo laboratorio di fiducia, l'Unigenetics Labs, che guarda caso era quello che aveva fatto le analisi per il primo esperimento, quello del binomio vaccino-autismo. Pessima mossa.
L'assistente si dimise e chiese la rimozione del proprio nome dagli studi pubblicati sul Lancet, generando un'ondata di clamore nella comunità scientifica. Negli ambienti accademici cominciò a serpeggiare il sospetto che Wakefield non si comportasse proprio in modo onestissimo. Ancora una volta, altri studiosi provarono ad ottenere gli stessi risultati di Wakefield, e anche stavolta fallirono tutti. Il clamore fece in modo che una seconda figura decise rumorosamente di inserirsi nella nostra storia, il giornalista investigativo Brian Deer, che si mise ad indagare sul paper del 1998, portando alla luce numerose irregolarità. Tenetevi forte perché mo parte l'elencone, eh? Prendete appunti che poi vi interrogo a fine video. L'inchiesta lanciata da Deer scoprì che i soggetti erano stati reclutati attraverso gruppi di persone contrarie alla vaccinazione. In un caso, su 12, ricordiamolo, fu addirittura accertato come la madre di un paziente mentì deliberatamente inventandosi reazioni avverse al vaccino. Wakefield aveva brevettato un suo vaccino antimorbillo teoricamente esente dai pericoli del trivalente e lo aveva fatto già prima di pubblicare lo studio sul Lancet. Il medico stava sviluppando un kit diagnostico per l'enterocolite autistica, una patologia misteriosa, nebulosa e ancora neppure sul mercato, e lo stava facendo assieme ai genitori di uno dei 12 bambini. Wakefield era stato assunto 2 anni prima della pubblicazione da un avvocato inglese, Richard Barr, interessato a lanciare una class action contro le case farmaceutiche produttrici del vaccino trivalente, con il quale il medico avrebbe stretto un accordo per una serie di consulenze. Consulenze pagate molto profumatamente. I soldi con cui Barr pagò Wakefield arrivavano direttamente dal fondo britannico di assistenza legale gestito dal governo per dare ai poveri la possibilità di accedere alla giustizia. Insomma, servivano alle famiglie povere per potersi permettere un avvocato, non certo per pagare delle consulenze. Ma la ciliegina sulla torta, come al solito, si mette alla fine. Il medico aveva alterato i dati della sua ricerca. 3 dei bambini inclusi nello studio non avevano mai ricevuto una diagnosi di autismo e 5 presentavano sintomi di un disturbo cognitivo già prima di ricevere il vaccino. In 9 casi su 12 i risultati degli esami istologici non mostravano alcuna infiammazione, ma furono classificati come colite non specifica. È un'infiammazione. In pratica, tra quanto scritto nello studio e quanto emerso dai documenti originali, c'era una differenza abissale, tanto che nessuno dei già pochi 12 bambini coinvolti nello studio avevano tutte le carte in regola per essere ammessi all'interno della ricerca. Dopo queste scoperte, l'ospedale nel quale lavorava Wakefield lo licenziò. La giustizia britannica si occupò del caso e Wakefield fu processato. Nel 2012 fu radiato dall'ordine dei medici per aver ripetutamente violato i fondamenti della ricerca scientifica, più altri 8 motivi che lascio approfondire agli appassionati delle trasmissioni tipo forum. Al medico fu proibito di praticare la professione nel Regno Unito e 12 anni dopo la pubblicazione il Lancet ritrattò lo stesso studio che aveva inizialmente pubblicato. Da quel giorno oltre 20 ampie ricerche scientifiche si sono occupate dell'argomento, senza mai giungere agli stessi risultati di Wakefield. Nonostante non vi sia dunque alcuna dimostrazione della generale correlazione vaccini-autismo, il clamore generato da Wakefield fa sì che nella sua nicchia sia ancora sulla cresta dell'onda. Di tanto in tanto nascono ancora cause che accusano diverse vaccinazioni di aver causato autismo ai bambini, persino in Italia, come a Trani nel 2014, venendo di volta in volta ovviamente rigettate dai tribunali. Nel 2016 era l'inauguration ball del neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sempre nel 2016 uscì il film Vaxxed, scritto proprio da Wakefield, che quindi si improvvisò anche autore cinematografico, incassando più di $1 milione al box office americano e guadagnandosi anche un sequel, Vaxxed 2. Roba che la Asylum spostati proprio. Negli anni ha lanciato diverse associazioni caritatevoli impegnate nella salute pubblica, che periodicamente incassano donazioni da associazioni e filantropi vicini agli ambienti Novax. Oggi Wakefield vive e lavora negli Stati Uniti, ha sempre rigettato le accuse dicendo che erano false e pilotate. Il danno fatto da Wakefield non è solo di natura sanitaria, ma rappresenta una solida pietra delle fondamenta di quel mondo non governato dalla razionalità
ma dalle opinioni personali, dagli stereotipi, dalle credenze popolari che per molti contano più dei fatti e delle ricerche scientifiche. Fun fact: pare, e non c'è nulla di confermato, che quando venne per la prima volta approcciato da una signora, che poi si rivelò essere una delle madri di uno dei bambini presenti all'esperimento di Wakefield, questi le rispose: «Signora, non saprei proprio come aiutarla. Io non so niente di autismo». E con questo chiudiamo la storia di oggi. Spero che questo video vi abbia interessato. Nel qual caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere. Seguitemi anche sugli altri social, trovate tutto in descrizione, Instagram, Telegram, TikTok. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!